con alcuni dispositivi giudiziari, con alcune dichiarazioni di personaggi autorevoli, come la stagione delle stragi non hanno dovuto fare i conti, ma che ne stanno pagando ancora, non solo di Ustica, poco meno di un mese dopo quella di Ustica ci fu la strage a Ustica. E quindi non è un passaggio in un'intervista che parlava d'altro. E cioè il problema della doppiezza delle gerarchie militari e non solo dei servizi segreti. Positivo della sentenza, l'individuazione delle responsabilità anche in un comando della NATO in Italia. Oggi sono qua perché anche noi in Africa lo sappiamo le cose che stanno succedendo con la Francia che sta giocando il gioco politico per destabilizzare i paesi africani. Però lo sappiamo che adesso ci sono alcuni paesi che hanno preso la responsabilità di mandare via la Francia, ma la Francia non ha voglia di andare via. Quindi la mia presenza qua è per denunciare questa cosa e per mandare dire al popolo francese di alzarsi contro questa ingiustizia e contro questo imperialismo. Lui ha fatto parte di numerosi governi e il fatto che l'abbia detto secondo me è che in Italia pare che tutti gli italiani e tutti i tentativi di devastare ancora tuttora non si sa dove andremo a finire, si apre comunque un punto certo che durerà quanto meno fino alle elezioni stabilite all'interno della NATO e per lo scioglimento del NATO. Amato ha confermato una tesi che già era stata avanzata da parecchi, anzi a cominciare dallo stesso Francesco Cossiga, quando era, mi pare, Presidente della Repubblica o anche dopo, in qualche modo anche, come ricordava prima Sergio, adombrata in alcune sentenze della magistratura, cioè questa responsabilità della Francia, ma Amato ha parlato anche di responsabilità della NATO e ha ricordato una cosa che tutti quanti sappiamo, e cioè la scia di assassini che ci sono stati. Diciamo che questa strage fu la conseguenza delle politiche che la Francia portava avanti e continua tuttora a portare avanti in Africa, di sfruttamento delle risorse, destabilizzazione dei governi al proprio, diciamo, tornaconto. Prendono il potere in questi stati, fenomeno al quale dobbiamo guardare con molta attenzione perché il rilancio della